Impariamo questa bellissima frase di Flea dei Red Hot Chili Peppers. Allora, qui c'è l'importanza di sapere da cosa sono formati gli accordi. Infatti, ad esempio, all'inizio partiamo con dei bicordi. Il bicordo di Mi minore vado a fare la nota Mi e Sol, suonate insieme, pollice indice medio. Poi vado sul Re maggiore, Re fa diesis. Lui li usa molto questi bicordi, li ho trovati in tante sue canzoni. Poi ritorna a Mi minore. Io prendo con questa diteggiatura perché poi andiamo ad abbellirlo così, prima di tornare poi al Re maggiore. Io ho fatto il Mi minore come prima, poi vado a mettere la nota con il mignolo, vado a prendere il Si insieme al Mi basso con il medio. Poi lo porto, il Si diventa un La, sempre con il Mi basso, Sol con il Mi e poi di nuovo il La. Bellissima. Dopo aver fatto ancora il Re, va giù e va a fare un Sol in cui va a suonare tonica, quinta ed ottava. Sol, Re, Sol. Poi va sul La e fa la cosa inversa. Ottava, La, quinta, Mi e tonica bassa, il La grave in tasto 5. Dopo andiamo a fare un Fa diesis minore, arpeggio, andata e ritorno, Fa diesis, La, mano aperta, un dito, un tasto, Fa diesis, La, Do diesis, Fa diesis e torniamo indietro con il Do diesis, La e Fa diesis prima di scendere in Sol. Sul Sol va a fare sempre come prima, tonica, quinta ed ottava. A completare gli accordi mette ancora un Si, quindi qua andiamo a suonare anche tonica, quinta, ottava, La discendente, ottava, quinta e tonica. Io la prendo qua perché è comodo. Avresti potuto anche prenderla, ad esempio Si qua. Ma ci sono tantissime diteggiature comunque. Quindi Si, La. Poi per andare al Re finale, La, Si, Re. Bene, spero che questa pillolina ti sia da stimolo per lo studio del basso e per seguire il grande Fi che fa sempre dei giri fantastici. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!